Buonasera. Live improvvisatissima. E comunque devo disegnare, quindi mi metto in live, se volete farmi compagnia, fare due chiacchiere o fare qualche domanda, a disposizione. Perché ho ancora corpi al sole? Sono su Audible nel frattempo. Mi piace disegnare ascoltando un libro. E soprattutto quello di Poirot di Agatha Christie della serie Goodwood su Audible. E stavo ascoltando per la 51esima, milionesima volta Assassino sul Nilo. Ok, allora devo spostare questo qua. Ok. Oh, questo lo possiamo pure togliere per adesso. Ok. Un attimo solo che il mio cane è arrivato. Continuiamo, continuiamo. Allora, ma che è finito? Sì, infatti. Ma ciao Extrator, buonasera. Come va? Come va Extrator? Cosa mi dici di Biello? Non metto Spotify perché sennò ho fatto l'ultimo video di questo. Yeeey! Bella ragazzi, è quasi finita, iniziano le vacanze, speriamo bene. Riposatevi, se potete, riposatevi. Quando si va all'università invece, mi ricordo che quando dovevo fare l'esame a settembre, perché c'era la sessione di settembre, mi mancavano solo due o tre esami. Io ad agosto, cioè, ho comunque studiato, un paio d'ore al giorno studiavo, però dai, dai, speriamo bene. Io quest'anno spero solo di riuscirmi a fare, non dico tanto, ma un bagno, ragazzi, non mi faccio un bagno da 2 o 3 anni. Veramente, è dura, porca troia, se è dura, se... Per il resto cosa mi dici? Io mi sono ripromessa che almeno un paio di ore al giorno, questa è stata la mia promessa, dovevo dedicarmi a questo progetto che ho abbandonato tante volte. Quindi ho detto, ma sì, quando capita me lo porto in live invece di disegnare da sola, se a qualcuno interessa mi guarda. Ah, la mia vista, devo andare dall'oculista, decisamente. Guarda che finestra, ha dormito. Oh. Ma tu sei come me, nel senso che io ho bisogno del pisolino. Devo fare un pisolino. Dopo ho mangiato un pisolino, che sia mezz'ora, un'oretta, me lo faccio. Poi la sera posso pure andare a dormire tardi, però il pisolino non me lo deve togliere nessuno. Bisogna mi capita raramente, solo quando sono veramente stanco. No, invece a me è proprio una routine. Dopo mangiato, pranzo, cena, mi devo rilassare un po'. Mi butto sul divano e buonanotte a me. Sposto il microfono. Perché ho un metabolismo da bambini, per certi versi. Per certi altri ho già un metabolismo da cinquantenne, basta che vedo un bicchiere d'acqua e ingrasso, quindi.
Mannaggia, vabbè. Non so, ragazzi, se avete letto l'ennesima nuova polemica che è nata su Horizon Zero Dawn, il continuo, sul personaggio di Aloy, che sia l'hanno fatta troppo paffuta. Non so se avete avuto l'opportunità di leggere la cosa. O se avete, cioè, avete mai giocato a Horizon, se sapete cos'è. Allora, dicono che è paffuta. Allora, l'ho visto ieri, no, ieri sera, perché Marco non se lo sta spoilerando perché non vuole sapere niente. Lui piace molto a Horizon. E ho visto il video di introduzione comunque del nuovo. Avevo notato, guardando Aloy, ho detto: ah, cavola. Poi ho detto: ah, che belle guanciotte pucciose, no? Ho detto: ah, si è fatta le guanciotte, però brutta no. Semplicemente ha un po' più di difetti, nel senso che è una ragazza un po' più normale, mettiamola così, ok? Si vedono tipo, che ne so, lei è rossa di capelli. Ok, già nel primo videogioco, che comunque non ha la stessa grafica, la stessa risoluzione, comunque era piena di lentiggini. Adesso sta cosa è molto più accentuata per la grafica, giustamente, per la PlayStation 5 e anche per la 4. E diciamo l'hanno resa un po' più paffuta, anche un po' di rughette in più, ma sono proprio quelle rughette di espressione tipiche di comunque non è più una ragazzina, cioè è un po' molto realistica. Per il resto, brutta no, è un po' più realistica. Semplicemente hanno fatto le guance molto rotonde, ma devo essere onesta, tutti quanti fanno vedere sempre la stessa inquadratura, cioè quella della cinematic, che là si nota molto che è rotonda, ma durante il gameplay in realtà, perché anche io ci ho fatto caso che aveva le guance rotonde, ma durante il gameplay in realtà non si nota sempre sta cosa. Secondo me hanno preso un frame sbagliato o comunque un'angolazione strana. È solo un po' più realistica, però brutta, cioè, ho detto, ma come siete esagerati? Anche perché fisicamente è talmente coperta di vestiti, strati, sai, pellicce, cose, non puoi neanche dire che è grassa, tra virgolette, perché no. Quindi, boh, che polemica. Io poi sono la prima a dire, quando si esagera, tipo con Lola Bunny, c'è stato lo fatto, cioè, gli hanno tolto le tette, io... È una di quelli che era rimasta un po' delusa all'inizio perché Lola Bunny era la bomba sexy dei Looney Tunes, così ce l'hanno presentata. Però vabbè, vedremo. Ora non potranno giocare più con il suo romano. Ma in realtà Aloy non è mai stata bellissima. Ma assolutamente. Cioè, non è. Almeno per me, ripeto, ci dovevo fare anche il cosplay e non l'avrei fatto se fosse stata sexy. Perché io i cosplay di donne sexy. Non le faccio, troppa vergogna. Quindi per farla io, cioè, non era. Non, cioè, non ti aspettare chissà com'era lui prima, eh. Era una ragazza normalissima. Quindi, boh. Quindi niente, no, no, proprio no. È bellissima Bayonetta, ma mi ci vedi a me, cioè, farei ridere i polli. Io un cosplay, due cosplay ho fatto sexy e per carità belli, ma mi sono sentita proprio a disagio. Una ho fatto Yoko di Gurren Lagann perché Marco gli piace un botto, essendo che lui voleva fare Kamina, mi aveva chiesto se dovevo fare Yoko e l'ho fatta. Però avevo 23 anni, avevo ancora un po' di fisico. L'altra invece ho fatto Poison Ivy di Uma Thurman, quella là di Batman e Robin, quella verde, quella col vestito verde, col mantello, col bustino fatto di foglie, mi piaceva, ma anche lì, bella, ma non mi sentivo a mio agio perché non sono così.
E quindi tendo a non farli questi tipi di personaggi. Forse è per questo che non sono famosa nell'ambito cosplay. Non mostro le mie grazie, anche perché non è che ne ho tante, però. No, Yoko ho fatto sia la versione classica e sia la versione Star. Ho fatte tutte e due. Quindi ci sta. Ci sta. Quindi un po' di trucco se si vola, veramente miracolo. No, ma sono la prima a dirlo, calcola che a me. Tu mi vedi così, no? Non sono neanche truccata stasera, raga. Infatti ho messo la webcam piccolissima perché mi sono appena fatta lo shampoo, i miei capelli sono la prova. A me nessuno mi riconosce in cosplay. Quando facciamo cosplay io e Marco riconoscono lui e di conseguenza salutano anche me. Ma se io sto da sola in giro per la fiera, nessuno mi riconosce in cosplay, ma nessuno. Quindi sì, è vero, col make-up, sì. Però purtroppo bisogna essere anche furbi, perché è vero che il make-up nasconde tutto, ma non tutto tutto. Ok? Tipo c'è una cosplayer appunto abbastanza avanti con l'età, ha un fisico perfetto, infatti che so, fa Catwoman, fa tutte queste cose qua, ottimo, però per quanto trucco ti metti, per quanto ti possa, dal vivo, perché in foto è diverso, dal vivo, ragazzi, sono cose che non puoi nascondere, ok? Le mani, ad esempio, ti fanno capire che età hai. Sempre, quindi o fai un cosplay con i guanti a posto, quindi no? Un cosplay con la, tipo con qualche maschera, qualcosa più particolare, cioè devi essere anche brava a fare il cosplay giusto, secondo me. Perché questa signora ha un fisico perfetto, è bellissima, però per quanto può si vede l'età che ha, quella non la puoi nascondere fino a un certo punto, eh. Figurati. Poi, ripeto, per me ogni età, cioè ognuno, qualsiasi età abbia, può fare il cosplay che vuole. Infatti conosciamo una coppia di cosplayer abbastanza avanti con l'età, fanno tanti cosplay carini, Jack e Sally, sono bellissimi, la Maga Mago e Mago Merlino sono bellissimi. Cioè, sì, sono molto ironici anche loro e si notano. Che a me non danno l'età che ho. Tipo, incontrai una ragazza più o meno della tua età qualche anno fa. Facevamo senza farlo apposta due personaggi della stessa serie. Due personaggi della stessa serie. Io feci Madeline Hatter di Ravenloft e lei fece la Madrina Cattiva. Ci mettemmo a parlare perché comunque lei era bellissima e ha fatto la e poi si vedeva che lo faceva da poco cosplay perché era la gara per il VC, no. Per l'ECG, mi pare, a Lucca, quindi gara importante, quindi facevamo le scenografie, facevamo le scene. Io avevo la febbre quel giorno, sfiga. Sono salita sul palco con tutta la febbre, però non fa niente, è la mia amica, con la sceneggiatura, cioè la scenografia dietro, era tutto. Però noi faccio cosplay da 12 anni quasi ormai. So benissimo quando ho l'opportunità di vincere e quando no. Io ci provo lo stesso perché mi diverto. Poi se vinco bene, se perdo pazienza. Lei ci rimase malissimo. Infatti la vidi piangere. Infatti no, mi dispiace che avevo, cioè, aveva 17 anni, 18 anni. Secondo me ci credeva tanto perché ci aveva lavorato tanto. Aveva fatto tipo la scenografia con tutti gli specchi, che la scena era quella. Quando non è stata scelta per l'ECG, che comunque una gara importante, l'ho vista proprio distrutta, cioè, mi dispiace molto, sono delusioni, però cioè, andate col sorriso, non mi soprattutto quando sei così giovane, no? Comunque ci mettiamo a parlare, lei mi disse, quanti anni hai? Dissi, ma tu lo sai che ho quasi il doppio della tua età? Non ci credo, fidati, fidati, fidati.
E lì ero truccata pesante perché lei è un personaggio piena di colori, cioè avevo tre parrucche in testa, non hai idea, non hai idea. Non voglio linee troppo pesanti per il fumetto perché poi una volta che ci vado a mettere ombre contro ombre, retini, diventa pesante. Ultimamente mi sono messa a fare modelli 3D. Dai, con quale programma? Io non sono mai riuscita a disegnare 3D, però mi piacerebbe molto. Che c'era un programma, perché anche un mio amico lo fa proprio di lavoro, sta facendo tante belle cose. Statue, busti, accessori cosplay, molto bravo. Però mi ricordo. Parti, m'ho dato tantissimo. Non mi ricordo che programma usa Carmine. Beh, deve essere interessante. Io non so se riuscirei. Figo però. Hai già fatto. Faccio un sacco di ragazzi. No, dai, hai fatto già qualcosa? Ma è abbastanza intuitivo come programma o è molto, cioè, tipo a me che sto a digiuno di programmi, ok? Perché ho provato a fare un po' di 3D, volevo morire. Onesta. Volevo morire. Ed è veramente intuitivo. Io non ho detto niente. Il creatore dei personaggi ma più avanzato. Beh, se intuitivo, potrei provarci, che mi piace un botto fare queste cose. Perché poi con questi modelli che fai, poi con una stampante 3D potresti cioè potresti realizzarli. Sai quando è il carattere del costume? Bene, ma con più roba. Ah, in questo caso. Ah, quindi diciamo che. Ok, non lo crei da zero. È più un custom. Ok, ho capito. Ho capito. Sì, perché no? Perché no? Detto, il mio amico li crea da zero i modelli. Fa dei mini busti, fa accessori. Tu puoi fare anche delle action figure se riesci a modellare tutto 3D. Però c'è più custom. Vedi queste cose qua? Scarico le app sul cellulare, ma giusto così, sai, tipo le Pastel Girl. Adoro le Pastel Girl. Infatti volevo provare a farne una da zero. Non so se conoscete le Pastel Girl. Cioè, lo dice il nome stesso, no? Sono personaggi che tu crei appunto col custom di alcune applicazioni, però sono molto pucciose, molto appunto con colori pastello che io adoro e mi diverto tanto. L'hanno fatto anche per i maschietti di recente, che prima c'erano solo le ragazze e mi hanno aggiunto anche i maschietti. L'altra volta parlammo di action figure. C'è una action figure che non sono mai, cioè non ho mai riuscito a prendere. Che era la Glitter Glamour di, come si chiama? Di Hancock. Cavolo, se la trovo a poco e niente la voglio quella. Anche quella da pirata, che bella. Hancock mi piace un botto. Ma ce ne sono tanti, lo sai, di sti programmini su Android per creare proprio degli si chiamano avatar, loro li chiamano ed è giusto appunto per creare dei personaggini e cose così.
Io trovai questo, mi piaceva molto per la grafica molto cute. Io adoro le cose cute, quindi ben venga. Ah, ecco perché non mi trovavo. Ok. L'ho modificato un po' e adesso non mi. Ne ho un botto di questi programmini qui. A me piace customizzare. Infatti avevo creato un paio di personaggi. Quando comincio a scrivere le mie storie, allora uso questi programmi, no? Per creare anche i miei personaggi. Per avere giusto una panoramica più grande. Ok. Peccato che non abbia una stampante 3D. Allora, calcola che lì non so se funzioni in quel senso, perché la stampante 3D deve avere tutte varie informazioni. Ce ne sono alcune che costano pochissimo, sono molto piccole però. E ci sono quelle che puoi costruirti da solo, che costano ancora di meno, un po' come i PC, no? Se ti fai il PC assemblabile, ti costa di meno di quello già preassemblato. È lo stesso discorso. Quindi sì. Perché anche Marco la voleva la stampante 3D, aveva preso proprio il pallino e io gli dissi no, prima impari a progettare 3D e poi ti compri la stampante perché è inutile spendere soldi quando poi non la sai usare, tutto il break, no? Stong è la mia, scusate, la penna che sbatte contro il microfono. Lo faccio sempre. Allora, qua posso farla più grande. Sai dove cosa potresti guardare per avere un'idea? Non so se conosci, parliamo di videogiochi, Fraus. Lui c'ha anche, parliamo di hardware. Comunque ha un canale dedicato proprio alle stampe 3D che fa. Di action figure e ha fatto molte cose carine. Se vai sul suo canale, sicuro vedi qualcosina. Ma senti, no, non conosci, parliamo di videogiochi, dai, è uno dei, tra virgolette, big di YouTube Italia. E c'è anche la sezione a parte di parliamo di hardware, dove c'è una sezione appunto che fa vedere i suoi lavori con la stampa 3D e tutte queste cose carine qua. E anche a lui piacciono, come tra virgolette, le belle ragazze. Infatti fa molti giochi anche un po'. Fa vedere un po' di giochini un po' hentai. Strano che non lo conosci, molto famoso. Cercalo, dai, può darsi che ti può interessare. Diciamo che fa parte di quel cerchio che si chiama Olgen, no? Karim, cioè Yotobi, quei due sul server, Michele e appunto poi c'è Fraus e quella generazione là. Infatti hanno anche il canale chiamato All Gen, che 2 settimane al mese fanno la live tutti insieme. Tipo ha creato. Cosa? Cosa? Non ho capito. È un Haigao? Non capisco cosa sta parlando. Perdonami, ignoranza. Ah, scusami. No, è una faccia da shock.
In teoria. È una faccia da shock, quindi è come se si fosse frizzata. E quindi ho detto la faccio tutta spigolosa. Perdona l'ignoranza, alcuni gerghi non li conosco. No, ovviamente molto stupita, però questo personaggio qua che ho creato è una ragazza molto esagerata, ok? Perché è proprio un tipo mega super esuberante, tutto, quindi anche le reazioni che fa sono esagerate. Ho preso un po' spunto dal personaggio di Pinkie Pie delle My Little Pony, che io lo adoro, come personaggio appunto, e ho preso spunto da lei per fare il personaggio. Pinky, sì. Ho preso un po' spunto da lei, io adoro Pinkie Pie, cioè, best personaggio ever. No, ho sbagliato il livello, mannaggia a me. Ok. Pinkie Pie la adoro. È il mio guru, Pinkie Pie. E My Little Pony ho guardato tutte le serie tranne l'ultima perché come al solito la programmazione è una merda. Però c'è un'ultima stagione che ancora non ho visto. Poi ho visto tutte, mi pare 5 erano quelle che c'erano su Netflix, le ho viste tutte. Ragazzi, lo ammetto, mi piacciono i My Little Pony, sì. Che Max non c'è, scusate. Domenica abbiamo ascoltato un po' di sigle di cartoni un po' meno famosi e c'erano i Fantaeroi che erano un qualcosa di spettacolo. E mo vorrei riguardarli tutti. E allora, sai qual è il punto? C'era il sito dove potevo guardarmi sia Steven Universe che sono introvabili, porca, anche su YouTube c'erano tutte sottotitolate. Poi da quando ha preso i diritti Nickelodeon Italia è finita. E anche per le My Little Pony è difficile, perché comunque hanno i diritti Netflix e queste parti qua, è un macello. Macello, perché vorrei vedermi l'ultima stagione, se l'hanno fatta una sola. Prima andavo su Dailymotion, figurati, ma anche lì ormai non c'è più quasi niente. Donk, di nuovo, scusate. Mandamela in privato. Mandamela in privato su Twitch. Puoi mandarmi un messaggio privato. Così, cioè, guardo. Ti occupa sicuro, guardo. Puoi mandarmi un messaggio privato col link. Come scrivi qua? No, ma puoi mandarmelo in. Aspetta. Ma ve lo puoi scrivere direttamente in messaggio privato su Twitch. Cioè, dovresti andare sulla pagina e mi mandi un messaggio privato sul canale The Last Minutes.
Domani Marco è a casa tutto il giorno. Perché io mi scordo che ci sono le festività, essendo. Scrivi con il PC. Vabbè. Scrivo col PC. Un attimo, che c'ho OBS dall'altra parte. Abbi pazienza. Faccio così. Toh. Tengo OBS chiuso, non vorrei che mi rallentasse Clip Studio. Ma porca. Ok. Li hai visti da lì. Ok. Perché io sono arrivata, mi pare, alla sesta stagione su Netflix e poi ho scoperto che ne hanno fatte altre su. Non sono riuscita a seguirle, mannaggia. Ben 10. Ho la canzone di Ben 10 in testa. Perché devi sapere che domenica mi sono messa ad ascoltare un po' di canzoni di cartoni. Non proprio famosissimi. Tipo la canzone di Ben 10, io non me la ricordavo più. Dai, ok, me lo guardo. Ma fino a che stagione è? Che non mi. Dove vai? Non mi ricordo io dove sono arrivata. Devo ricontrollare su Netflix. Circa 9 stagioni. Ok. Non mi ricordo dove mi sono fermata. Che non mi ricordo Netflix fin dove si fermava. Che ho visto solo quel. Che okay, me le guardo sicuro. E la chat continua a disconnettermi. Va bene, va bene. Io questo disegno, questo fumetto qua l'avevo cominciato proprio nel periodo in cui stavo guardando My Little Pony. Perciò lei ha il carattere di Pinkie Pie e lui, il protagonista. Vuoi vedere l'auto mod? Non funziona stasera. Ah, si dice che sei tu che non, io non lo fai partire. Comunque invece il ragazzo gli ho dato un po' il carattere di Applejack. Si chiamava così? Il fratello di. No, no, il fratello di Applejack. Come si chiama? Il fratello, quello che non parla mai. Che comunque si sposa con una bellissima, tra parentesi. Cavolo, non mi ricordo il nome. Che progetto aveva la sorellina?
E fratellone. Cacchio. In che vita. Come si chiamava il fratellone di Applejack? Ha un vuoto di memoria, porca. No, ma è famoso. Anche perché, ripeto, si è sposato con una bella signorina poi alla fine. Mi verrà in mente, tranquilli. No, ma meno male mi sono piaciuti un po' tutti. Sicuro Apple, perché tutta la famiglia si chiama Apple. Ma porca miseria, quando ce l'ho sulla punta della lingua. Big Mac, vero? Oh, Big Mac. Cacchio, è vero. Eccolo, comunque sì, il carattere è il suo. Cacchio. Grazie, Extrator. Madonna, se no non ci dormivo stanotte, te lo dico. Grazie, grazie. Mi hai risparmiato una notte insonne. Big Mac, è vero. Mi ricordo, non c'era ieri sera in live. Avevo proposto, tra virgolette, un nuovo format, se lo vogliamo chiamare così. Essendo che molti parlano di calcio, però io non, a me non piace molto, neanche a Marco. Ed essendo che tra poco iniziano le Olimpiadi, sempre se non le annullano, io adoro le Olimpiadi e tutto lo e-sport dietro. Stavo pensando di portare il live, non dico una volta a settimana così, e guardarci un po' o le qualificazioni per le Olimpiadi o comunque dei tornei importanti della nazionale italiana nei vari sport olimpici che sono molto poco conosciuti, una cosa che a me dispiace tantissimo, perché secondo me invece abbiamo tanti talenti in tanti sport. Il mio preferito è ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto sincronizzato, i tuffi. Qual è l'altro che seguo? La pallavolo, non ti dico. Là proprio diventa una. Altro che ultra maschile e femminile, naturalmente. E stavo pensando, perché no, di guardarli insieme, così conosciamo un po' la nostra bella nazionale. Che ci fa fare tante belle figure. Ci ha fatto fare e ci farà fare tante belle figure. E hanno proposto ieri, appunto, detto con quale vorreste cominciare, così, non lo so, mi metto a cercare qualcosa. Hanno detto tiro con l'arco. Ho detto, ok, mi sono messa a cercare qualcosa, è un po' difficile, purtroppo, però
qualcosina sono riuscita a trovare. Che paura, Milo. Milo. Che c'è? Che c'è? Mi fa cagare sotto il mio cane, siamo da soli e lui, no? Come si dice? C'è altro oltre al calcio. Ho detto, ogni live che fanno è sempre sul calcio, calcio. Ho detto, ok, ci sono anche altri sport. Guardiamoli un po' insieme, dai. Tipo, me l'ho scordata che ci fossero gli europei, cazzarola. Ci siamo ricordate degli europei perché le Fonzies hanno fatto praticamente le buste personalizzate. Siamo riusciti a trovare il mio nome e quello di Marco. Solo per quello mi sono ricordato. Allora, qua dobbiamo modificare un po', quindi. Per il resto cosa mi dite, ragazzi? Tutto bene? A parte che sono iniziate quasi le vacanze. Un attimo. Come mai sei da solo? Beh, anch'io sono da sola, cioè. Tranquillo. Ci facciamo compagnia a vicenda, tranquillo. Lo so. Purtroppo, allora, calcola che adesso c'è un sacco di gente in live. E poi abbiamo notato un po' tutti che appunto che la gente comincia ad uscire di casa. E, come si dice? C'è molta meno gente che segue, ma un po' dappertutto, eh. Per questo mi stavo un po' cervellando per trovare nuovi format, per poter comunque farci, per riuscire a farci vedere un po' di più.
No, Samurai del Treno non scrive perché sta in macchina, sta tornando a casa. Poi di solito chi ci segue comunque è streamer. Quindi di solito hanno anche le loro live da fare, poverini. Ripeto, stasera non dovevo neanche essere in live, perché di solito il martedì ce lo prendiamo di riposo. Però essendo che comunque dovevo mettermi a disegnare un pochino, ho detto ma sì dai, mettiamoci in live, se qualcuno vuole fare due chiacchiere sto qua. Sono qui per far compagnia, se volete. Calcolate che sto iniziando un nuovo fumetto. Cioè, nuovo. In realtà non è nuovo. È iniziato nell'89, a quanto ho capito. Sta ancora continuando. Cioè, One Piece spostati proprio, che stiamo a 1221 capitoli. Che sarebbe Hajime no Ippo. Che si parla di box. E quindi niente, ho finito da poco Kuroko no Basket da leggere, sempre sport. Sto leggendo un botto di roba in questo periodo, ma proprio tanta. Ho finito dopo 10 anni, Fruit Basket, sono riuscita finalmente a finirlo. Non mi ricordo, tu leggi fumetti? Non mi ricordo, perché se ne vede tanti a volte. Cosa leggi se leggi? Cosa guardi se guardi? Ti piacciono i My Little Pony, quindi già per me sono 10 punti. Per me è guadagnato. Topolino! E avevo una collezione di topolini incredibile, poi come tutte le collezioni vecchie, quando poi si vengono messe in cantina, cosa succede? E si buttano. Qualche genitore dicono occupano spazio. E ho perso la mia bella collezionina. Io sto cercando un volume, anzi dei volumi particolari di Topolino. Porca miseria, che non troverò mai più. C'è una serie particolare, anzi una, sì, è una storia a puntate di Topolino. Praticamente Topolino faceva il detective in queste storie qua e c'era sta storia come si chiama? Dei pezzi, erano dei pezzi praticamente dello zodiaco, quindi ogni storia che usciva trovava un pezzo nuovo, mi faceva un botto, non sono mai riuscita a finirla perché poi cucù, sono andati via i fumetti perché sono stati buttati. E mi è rimasta qua. Comunque vi invito, sul fatto di Aloy che abbiamo parlato prima, dai un'occhiata pure tu, nel senso che dai un'occhiata proprio a tutto il gameplay, non la foto che mette la gente, perché giustamente mette la foto che gli dà ragione, mette quel frame in cui la faccia veramente risulta cicciotta, ma durante il gameplay non è così. Magari brutta addirittura, no, lei non. Non mi ricordo il titolo, erano praticamente una storia a puntate, quindi non è un unico volume. Ok, quindi in ogni due o tre volumi, prima, seconda, terza parte, quarta parte,
E mi ricordo solo quel topolino che doveva cercare queste cose dell'omicron, solo questa qua, e mi piaceva un botto. Però se non mi ricordo il nome, era proprio piccola. Poi mi hanno buttato tutti i fumetti e notte. Il padre di Marco ha una bella collezione di topolino e se gliela chiedessi me la darebbe perché sia Marco che i fratelli non leggono, quindi non la leggerebbe nessuno. E invece a tempo perso gli darei un'occhiata, mi piace leggere. Non mi ricordo il titolo però. Vediamo un po' come siamo messi. Ok. Perché ho Ben 10 in testa? Maledetti. Sì, ok. Non mi ricordo il titolo, lo dico. Se me lo passi, me lo apro un attimo qua, così vediamo se me lo ricordo. No, mi sa che qua dopo la cerca delle pietre dei segni zodiacali. Non controllo. Ok. Controlliamo. Però aspetta. Arrivo subito, finisco un attimo qua, se no mi perdo. Qua, meglio farli qua. Allora. Ok, vediamo un po'. Ho da dire. Sono tutti in live. Allora, vediamo subito. Allora, sta aprendo, un po' di pazienza, i criceti nelle rotelle girano. Ok. E questo. Vediamo un po'. Può essere, sì, aspetta. Può essere. Ma è tutta la storia? Sono 347 pagine. Wow. Quindi è tutta. Oh no, dopo me la leggo. Grazie, Un po' di Extrator. pazienza, i criceti nelle rotelle girano. Ok. E questo. Ah, scusa.
po'. Può essere. Così non. Un applauso per Extrator, che ho scritto male. Ma perché stasera non riesco a. Scritto bene? Doppio applauso. Ah no, pensavo. Figa. Sì, sono queste! Sì, eccole, me lo ricordo! Mi ricordo il cerchio! Oh, che figata! Oh, adesso me la devo leggere. Non esiste. Ah, dopo 20 anni. No, 20 anni no, dopo quasi più di un decennio. Riesco a finire anche qui. Ecco, eccolo qua. No, dai. Sì, da leggere, assolutamente. A me sta storia mi piaceva un sacco, però. Sì, mi ricordo. Ah, è vero, la copertina era così, è vero. Il problema è che lo facevano. Lo facevano. A spezzoni, no? Non te lo facevano vedere tutto. Quindi l'hanno diviso. L'hanno divisa e quindi non sono mai riuscita a prendere tutti i volumi per poterlo leggere, capito? E poi l'hanno i miei genitori, cioè no, calcola che avevo anche dei tex che sarebbero cioè, secondo me valevano un botto dopo che poi è morto l'autore, no? Però all'epoca che ne potevamo sapere, come si dice, no? Ti ringrazio, Extrato, sicuro me lo metto a leggere. Oh, vedi? Dopo tanti anni riesco a finire una storia di Topolino, incredibile. Mannaggia alla pinna, mannaggia. Non vedo l'ora. Ah, se non l'avessi capito, sono in pigiama. Così, per farvi capire sta live com'è improvvisata. Pela. E Bexador, tu hai già programmi per la vostra bellissima estate giovine? Sì, giocare ai videogiochi fino a perdere 4 gradi di vista. Beh, ok, possiamo togliere anche questo. Perfetto. Poi quando aggiungeremo le ombre, i balloons, i retini.
Vedete che la tavola risulta un po' più piena e ci sta, l'inchiostazione va abbastanza bene. Con le linee cinetiche, tutti gli effetti speciali. Minchia, come va a rilento. Su. Noi quest'estate, se tutto va bene, sistemiamo il giardino e potremmo metterci una piscinetta in giardino e stare tranquilli. Perché onestamente il mare un po' lo vorrei andare al mare, forse riusciamo ad andare un paio di settimane d'agosto scendendo giù. Però il fatto che possiamo andare tipo a un acquapark, no? Costa tanti soldi, è pieno di gente. Io voglio stare un po' comoda sostanzialmente, quindi se riusciamo a prenderci una bella piscinetta, perché no? Perché no? Stiamo a casa. E ogni volta che abbiamo voglia andiamo in giardino, cioè c'è un bagno, ci prendiamo il sole, così prendo un po' di colore perché ragazzi, non prendo un po' di sole da anni, ho perso 3 gradi di pelle, cioè non sono mai stata così bianca in vita mia. Quindi. Se riusciamo a sistemarci bene il giardino, abbiamo una bella comodità. Una comodità, no, niente male. Soldi permettendo. Ok, perfetto. Perfetto. E beh, a quali giochi vuoi giocare, Extrator? Essendo che vuoi perdere 4 gradi di vista. È arrivato Samuele del treno. Luigi Game. Ok, quindi non hai niente di specifico, mettiamola così. Allora, ragazzi, no, no, niente Spotify. Non vorrei che rallentasse, onestamente, va bene così, non è un problema. Questa era l'inchiostrazione che avevo fatto prima del fumetto, l'avevo fatta a mano. Il problema è che non è più conforme al mio stile. Quindi, cosa sto facendo io? Sto riprendendo le pagine vecchie, le sto riadattando al mio stile nuovo. Quindi rinchiostrandole, aggiustando un po' le prospettive che avevo sbagliato, rendendolo più decente sostanzialmente. Che è un progetto che avevo fatto tanto tempo fa, parecchi anni fa, però non ho avuto mai né il tempo né la voglia di finirlo, né il coraggio di finirlo sostanzialmente, e ci voglio riprovare. Chi lo sa, forse mi va bene stavolta. Qui non voglio tagliare niente. Allora, vediamo un po'. Milo! Chi lo sa? Magari un giorno pubblicheranno questo fumetto. Poi, grazie al nostro bellissimo programma, possiamo cambiare il colore della line art, ovvero il contorno, passarlo da nero a blu o a rosso, dipende cosa ci interessa, e ci vado a ridisegnare sopra o a modificarlo in base a quello che mi serve fare. Quindi facciamo così, cambiamo il colore, ecco qua, però non interessa rosso perché ci devo andare a disegnare sopra col blu, quindi. Ecco qua.
Si diminuisce l'opacità in modo che possa disegnarci sopra e voilà! Posso ripassarci sopra, modificarlo, ridisegnarlo e poi inchiostrarlo. È una procedura un po' lunga, ma spero che mi porti da qualche parte. E comunque ragazzi, domani mi raccomando, che c'è Marco in live, essendo che è festa. Non so ancora cosa porterà in live, però mi dà fargli compagnia, che con Marco ci si diverte sempre tanto, non vi preoccupate. Quindi va bene così. Chiude sono, ci sta, ci sta. Calcolate che dobbiamo ancora decidere cosa fare nelle 12 ore. Ci sto ragionando sopra, raga. Poi la sera, se Marco non gli va di stare in live, facciamo la puntata sport che avevo in mente. Vediamo un po'. Perché sono riuscita a trovare un paio di video delle qualificazioni, non il tiro con l'arco perché non l'ho trovato, ma di tiro a piattello forse era. O solamente tiro. Che è interessante, sia la qualificazione maschile che femminile. Secondo me è interessante da vedere. Vedremo, vedremo. Dai, domani siamo qua. Va bene così. Sto ragionando su cosa modificare qua. Sostanzialmente non c'è molto da modificare, a parte forse questa vignetta qua, che è sbagliata, quella in basso a sinistra. È un po' sbagliatina. Questa va anche bene, le prime due a destra. Ok. Ok, sto ragionando, scusate. Milo, sono io che ho fatto woof, vieni qua. Milo, vieni. Il mio cane mi sta facendo morire di paura stasera. Che c'è? Vieni qua, mammina. Ah, ma è papà. È arrivato, samurai del treno, signori e signori. Va bene ragazzi, allora, grazie ad Extator che mi hai fatto compagnia, rimortacci tu, Milo. Chi vuoi farmi cacare sotto? Aia. Comunque grazie ad Extator per la compagnia, grazie anche a Samuele del treno che mi ha fatto compagnia fino ad ora. E per questa live improvvisata un po' così per il disegno. E noi ci vediamo domani, sia il pomeriggio che la sera, alle 3 e alle 9. Quindi mi raccomando, siateci, va bene? D'accordo? Comunque ragazzi, buonanotte a tutti, noi ci vediamo domani, ok? Buonanotte, domani, ciao.